qua su Mega del Musashi Wired, benvenuti in questo nuovo appuntamento. Siamo sempre più vicini alla fine. Io continuo a ripeterlo ormai da qualche episodio, ma è vero, è la verità. Quindi bisogna andare al terminal per andare sicuramente a sbrogliare la situazione che è davvero incasinata. È successo di tutto. Un casotto totale, una confusione incredibile. In realtà quelli, diciamo, le capocce del santuario si sono rivelate essere non proprio buone. Hanno in realtà intenzione di dominare il mondo. Toccherà ovviamente a noi fermare il tutto. E Duke ovviamente ci ha raccontato quello che è successo con Dixenberg, quel bastardo. Quindi finalmente ha gettato la maschera, finalmente, insomma. Non è che si capisse proprio tanto che voleva governare lui, però sì. La nostra battaglia è nelle vostre mani ora. Contiamo su di voi. Ricevuto. Ragazzi, tocca, tocca. Stavolta siamo soli. La prossima volta che ci incontreremo staremo volando. Divertente, non ci vedranno neanche arrivare. Sì. Dai, allora, andiamo a porre fine a questa pagliacciata, a questa messa in scena. Cos'è questo posto? Finalmente siete qui. Ma allora il tizio che aveva parlato con Kota e Takumi era in realtà buono. Perché ha trattato i Megaton, i modellini esposti dei Megaton, dei Rogue, come spazzatura, però adesso è qui con noi. È amico nostro. Questo è il ponte della Ixion, la corazzata speciale ricostruita a partire dall'Ixia. L'Ixion? Benvenuti amici, sono il Ryusei Aruma, capitano della Ixion. Saluti! Il Ryusei Aruma che ha inventato i Rogue, quell'Aruma? Io sono l'assistente del professore Mark Lander. Piacere di conoscervi. Sei tu? Sei tu che ci hai costretti a venire qui? Sì. Permettetemi di spiegarvi. Questa nave è attualmente impegnata a inseguire Ameno Murakumo. Ah? La Ixion è pronta al lancio. Tutti ai vostri posti. Non ci sono manuali operativi, ma le vostre posizioni sono state inviate ai vostri dispositivi mobili. Dopo il modo in cui ci avete portato qui, vi aspettate che vi obbediamo ciecamente? Quanto disprezzo. Senza i miei Rogue non sareste arrivati fin qui. Non è un motivo sufficiente per seguire le mie indicazioni? Supereremo anche questo. Ora, preparatevi tutti al lancio. Ehi, dov'è Margaret? Ora che mi ci fa pensare, non la vedo. È stata catturata dal nemico. Ah, ma allora! Questo qui! Lui è il. Non è un. Non è, è il vero professore Aruma? O è quello finto? Perché nelle segrete abbiamo visto che c'era. Il professore Aruma era lui, solo con la barba. Quindi. Lui ha preso il posto. Del vero Aruma? O è lui il vero Aruma? Ragazzi, è ingarbugliata sta storia. Boh. Comunque, dobbiamo salvare Margaret. Ve lo spiegherò più tardi chi è il nemico. Per ora concentratevi sul compito che vi aspetta. Improvvisamente ecco che il capitano diventa tanto accondiscendente. Sistemi operativi delle Ixion attivati. Schermo principale online. Ah. Ameno Murakumo. Un tempo la speranza dell'umanità. Ora è il nostro nemico. Dixenberg intende utilizzare il cannone per controllare umani e Draktor. Il cannone di estinzione dimensionale. Proprio quello. Procediamo, professore? Sì. Beh, mi sembra che sia dalla parte del giusto lui. Cioè, ci vuole far fermare Dixenberg, quindi. A meno che non è tutta quanta una manovra. Eh no, però. Duke si conosce con Aruba, quindi. Saprà, boh, si fideranno? Ma vediamo un po' che succede. Nucleo di propulsione antigravitazionale attivato. Deviazione dell'energia ai motori cosmici. Il compito è quello di fermare Ameno Murakumo prima che faccia fuoco con il cannone. Apertura del cancello di baia della corona. これより、イクシオンは雨の村雲を追って大気圏を抜ける。そいつ、宇宙
Ora che ci faccio caso, è un occhio quel nucleo che viene tenuto in vita, sarà il nucleo terrestre che viene tenuto in vita per un pelo. Stanno preparando il cannone. Eliminate la prima linea e prendete di mira il nucleo dei Tractor. Modalità rimozione, blocco di sicurezza, lettura dati biometrici. Mancano solo due persone. Mi serve l'autenticazione del generale Margaret. Mai! Chiudere gli occhi non ti servirà. Possiamo fare una scansione attraverso le tue palpebre. Molto tempo fa, Ieyasu Tokugawa unificò il Giappone, inaugurando un'era di pace. Io ora cerco di seguire le sue orme. Porterò la pace sulla terra. Sotto il mio comando. Sei pazzo! Finalmente tocca a me. Cannone di estinzione dimensionale armato, pronto all'uso! Perfetto. Cominciamo, che ne dite? Una gigantesca corazzata. Non pensavo che i Terran fossero capaci di tanto. Questa è opera di Ramleia? Molto probabilmente, ma con il beneplacito della regina. Dobbiamo condannare il tradimento di Arshem. Se soprassediamo davanti ad altri tradimenti, l'ordine crollerà e questo porterà al nostro collasso. Conferma di una frattura del subspazio! Si spingerebbero davvero a tanto? Finiranno per distruggere il pianeta con le loro mani. Chissà se combatteremo anche noi. No, le armi dimensionali distruggeranno il pianeta, dobbiamo evitare che accada. Manca un'ora alla creazione della frattura nel subspazio. Dobbiamo fermarli prima. D'accordo. Dispiegate tutte le forze. Il nostro obiettivo è la corazzata Terran. Affronteremo l'intero esercito Xidol. Unità di combattimento, tutte le truppe schierate. Ora, Shino anche. Sì, signore. Sbrigati con Arshem. Non ora, non c'è tempo ora. Lo sento. Erzaid si sta avvicinando. Presto libereremo lo spazio dalla presenza dei Terran. Ormai solo Arshem potrebbe impedircelo. Ma... non c'è da preoccuparsi. Ora finisci i tuoi preparativi. Ricevuto. Quindi Elzaid dovrebbe essere quella entità che abbiamo visto una volta sola, che era contro la regina ed è enorme a quanto pare. Ovviamente sarà quello il nemico finale, però intanto ste due vogliono usare uno shuttle per partire e tornare alla base. Ma perché dovrebbero usarlo? Oh, eccomi qui, cercavo proprio voi. Loro non sono stati invitati a fare un giro turistico? Stiamo cercando in fretta e in furia un'IA di comando in volo da usare nei combattimenti spaziali. Vorrei chiedere l'opinione dei piloti, quindi radunateli nell'hangar di Rogue One. Ricevuto. Immediatamente. Ok, allora aspetta e verrò a dirti che ne penso. Grazie mille, io vado a prepararmi. Qui sembra tutto a posto, mancano solo le ultime regolazioni. Grazie per tutto l'aiuto. Ma in realtà siamo solo noi tre in realtà, perché anche Gant è un pilota. Sono contenta che l'IA sembri funzionare, ma non abbiamo fatto niente, siamo solo sgambettato di qua e di là. Non dovrebbero esserci problemi a lasciarlo nel team tecnico. Ehi, capitano, qual è il piano ora? Dobbiamo prepararci a combattere una volta che avremo raggiunto almeno Murakumo. Quindi i nemici finali sono due, Ameno Murakumo e Erzaid. Ma ci picchia. Esercito Tractor in avvicinamento, numero di forze 12.000. Così sono arrivati finalmente.
Lanciare i Cybane. Cybane, schierare tutte le unità. Non sai a quali conseguenze porto usare il cannone di estinzione dimensionale? Certo che sì, è un'arma capace di distruggere i pianeti. Allora lo capisci? Useremo Yoshizune, non è vero Kojiro? Naturalmente, comandante. Quindi anche lui faceva il doppio giochista con noi. Oddio, forse però Kojiro è veramente fan di Yamato, però. Potrebbe essere. Ancora 22 minuti per raggiungere Ameno Murakumo. Attivare la modalità di pilotaggio tramite IA. Unità ROG equipaggiate con Cosmosac pronte alla sortita. Ehi, forse abbiamo un po' di tempo, quindi dimmi cosa sta succedendo. Sì, certo. Sono venuto a sapere del piano di Dixenberg di regnare su tutta l'umanità e ho deciso di ostacolarlo. Ma sono stato catturato. Mark qui ha passato dei messaggi ai miei colleghi tecnici per me. In segreto abbiamo costruito Lixion per opporci ad Ameno Murakumo. Poi abbiamo radunato le persone di cui avevamo bisogno per spostarlo. In altre parole, tutti voi. Come avete fatto a nascondere una nave così grande? Sei stato bravo a scappare. Duke ha capito che non si trattava del vero me quella volta, Shinden. Ah, ecco com'è andata. Poi ho mandato una squadra di tecnici rogue armati a salvarmi. È bello avere degli amici. Mi devi ancora un favore. Dixenberg un tempo era un ricercatore di tecnologia rogue tanto capace quanto me. Godeva perfino dell'approvazione di Brecknen e ha contribuito allo sviluppo dei rifugi. Cosa è cambiato? Aveva una certa propensione verso le idee violente. Persino durante la fase di ricerca aveva già intenzione di usare i rogue in battaglia. Ma i rogue non sono stati sviluppati per combattere gli alieni? No. Il suo obiettivo non era quello di combattere gli alieni all'inizio. Davvero? Progettava di usare gli alieni per prendere il controllo della Terra. Perché cercare di conquistare la Terra? Lui era un membro dell'Ordine della Genesi, un culto pericoloso. Credevano di poter creare un mondo puro, creato dalle ceneri di quello vecchio. Dixenberg sperava di usare il cannone di estinzione dimensionale per azzerare il mondo. E userà la minaccia aliena come giustificazione. No, a questo punto non si preoccupa neppure più di doversi giustificare. Allora, dopo tutto sono gli esseri umani che dobbiamo combattere, non gli alieni. Sì, temo che sia così. È proprio come per le conquiste delle epoche passate. Ogni epoca ha avuto i suoi conflitti, ma ogni epoca ha anche avuto chi si opponeva a quei conflitti. Ecco chi siamo noi in quest'epoca. Proprio così non riesco ancora a credere di sto parlando con te, il mio eroe! Sul serio mi rispetti così tanto? Quanto vorrei sentirmelo dire da tua madre. Mi ha rimproverato di aver ignorato la famiglia per concentrarmi sulla ricerca. Mia madre? Conoscevi mia madre? Non ne avevo idea. Non solo la conoscevo, era mia moglie. Cosa? Cosa? Ma vuol dire che... Aspetta, questo vuol dire che... No, non può essere. Tu sei mio padre? Cosa? Oh, non te l'ha detto? Beh, tipico da parte sua. Questo è troppo, non posso crederci. Beh, ogni epoca ha i suoi problemi.
Ben Umura come riagganciato. Sembra che sia in lotta aperta contro il Raptor. Sarà una battaglia a tre allora. La Ixion darà la priorità a cannone di estinzione dimensionale e ignorerà qualsiasi combattimento. Il vero problema sarà salvare Margaret. Masamune! Qui Masamune, sono attualmente a bordo di Ameno Murakumo. Trasmetto le immagini con la funzione satellitare del mio dispositivo da pilota. Dov'è che sei? A quanto pare il nostro piccolo Masamune si è infiltrato per riprendersi Margaret. Seguirò il segnale di Margaret per individuare la sua posizione esatta. Contiamo su di te per salvarla. Fai tutto quello che puoi per proteggere le persone che ami. Sarà fatto. Salva Margaret ed esci dalla catapulta di lancio. Manderemo un rogue a prendervi. È più facile a dirsi che a farsi, ma non credo di avere molta scelta. Non preoccuparti, saremo lì con te. Avvio della procedura di lancio dei rogue. Si va in sortita! Jun, Momoka, siete pronte? Dixenberg non farà quello che vuole, non se posso impedirglielo. Sì, e aiuteremo anche la comandante. Combatterete nello spazio, quindi state allerta. Ricevuto. Vic, non morire! Tetsuo, quando Masamune tornerà, conto su di te per aiutarmi a recuperarli. Puoi contarci! Andare nello spazio è una follia! Fa davvero paura. L'IA di comando in volo è pronta, ma dovete ascoltare per bene le istruzioni. È più facile che combattere a terra. Questo è il nostro primo combattimento nello spazio. Non tralasciate il lavoro di squadra. Siamo in enorme svantaggio, ma cosa possiamo farci? Ah, ma in realtà pilotiamo sempre il nostro rogue, ma con altri piloti. Va bene, ci sta, oh! Per carità! Bene! Che figata combattere nello spazio! Certo, non credo cambi molto alla fine in base alla fisica, voglio dire. Cioè, combatti nello spazio, combatti in aria, combatti sulla terra, è sempre uguale. Ok, vieni qua. Oppla. Ah, fa la difesa, fa questo. Guarda un po' che... No, para questo, para. Ah, rotta la difesa, amico mio. Mi dispiace. Oh, come mi dispiace. Carico, perfetto. Dove si va? Vieni un po' qua, tu aspetta che ti prendo, eccolo qua. Oh, che bello, quando li punti automaticamente. Ah, attenzione. Così non devo fare neanche sali e scendi, vai. Ti attacco direttamente. Aia, ti ha fatto male, eh. Vieni qua. È un po' troppo, eh. È un po' troppo quello, era, sì. Era un po' troppo, effettivamente. Bene, ora. Ne becco un paio, sì, che ne ha peccati un paio. Come errore, ma dai, ma non era un attacco tanto potente alla fine, dai. Oddio, ma come li becco questi? Non li becco più. Niente ancora. Oh, a posto. Ok, quanti ne sono ancora? Vieni un po' qua tu, eccolo. Ragazzi, però, finite il lavoro con uno e poi combattete contro un altro. 19 su 20, dov'è l'altro? È in basso? No.
è in alto. Uno che non ha il dispositivo in panne. Ah, eccolo là, va. Dov'è? Vabbè, però amico mio, pure tu. Dov'è? Nasconde. Cavoli, quanti ne sono. Ah, ok. I Terran stanno combattendo tra di loro. Sembrerebbe di sì. I Terran non sono in grado di combattere come un unico popolo. In questo caso ci coordineremo con loro per fermare le armi dimensionali. Coordinarci con i Terran? Ormai non mi stupisco più di nulla. Griffas non saprà governare, ma è intelligente. Le unità Cyber si scambiano informazioni tra loro per creare formazioni tattiche avanzate. Al momento le loro difese sono impossibili da rompere. In questo modo non si va da nessuna parte. Che facciamo? Non dobbiamo penetrare come una lancia in un unico punto. I Rogue sono equipaggiati per il combattimento nello spazio, ma nessuno può fare una cosa simile. C'è una macchina in grado di respingere gli attacchi dei Cybane e di sfondare. Ho controllato l'elenco velivoli sulla Ixion, ma non c'è nulla del genere. Una macchina c'è, è una macchina molto speciale. Cosa? Si tratta di una nuova macchina creata per dominare nello spazio, il Musashi X. Per stroncare le ambizioni di Dixenberg abbiamo bisogno di una macchina capace di eguagliare Yoshizune. Una nuova macchina creata per dominare nello spazio, il Musashi X. Un cielo immenso e una grande battaglia. Siamo pronti a iniziare. Un Rogue per lo spazio. Vuoi davvero che piloti questo affare? È stato sviluppato in gran segreto negli hangar Spada, Ascia e Lancia. Era necessario per evitare che Dixenberg scoprisse tutto. Non è ancora del tutto testato, sarà completato per la prima volta in volo. Questa è una buona indicazione di quanto sia pericoloso. Mirai, sarà al tuo fianco nel futuro. Pilota identificato, Yamato Ichidaiji. Il nuovo sedile non è granché comodo. Beh, andiamo, lo spazio ci aspetta. Yamato, Ryugo, mi sentite? Sì, ti sento. Voi due dovrete di non intralciarmi ora. Cerca di non intralciarmi tu. Stiamo agganciandoci per davvero, ma senza alcun supporto. Che c'è, hai paura? Non ho paura. Se fallisci finirai per vagare nello spazio per sempre, quindi fai attenzione. Questo è il ponte della Ixion. Yamato, dopo l'espulsione, segui il segnale guida e lascia l'atmosfera. Attraversate la zona di combattimento e agganciatevi al limite dello spazio aereo di Ameno Murakumo. Una volta agganciati ci troveremo faccia a faccia con i grossi calibri. Con Musashi X puoi sfondare le loro difese per avvicinarti ad Ameno Murakumo. Ti invierò la via di ingresso suggerita. Due minuti dal lancio all'aggancio. Non è molto tempo. Dovremmo concentrarci. Non possiamo permetterci il minimo calo di concentrazione. La situazione sarà molto tesa.
Roba bellissimo. Quindi questo è Musashi X. Ora sì che ci divertiamo. Ryugo, Teru, ne è passato di tempo dall'ultima volta che abbiamo pilotato insieme. Madonna ragazzi, ma che... ma no, è troppo forte, fermati. No ragazzi, è fortissimo. Ma non può fare con solo due colpi, è troppo forte. Oh vabbè. Invece spara a questo e spariamo. Ah ok, però è lontano. Allora l'ho preso comunque, l'ho preso mi pare. Allora mi stanno colpendo davvero tante volte ma non mi fanno nulla. Ha una resistenza assurda. Ma sparo, faccio prima. È meglio se sparo, faccio prima. L'unione fa la forza. Pazzesco. Che cos'è? Deve essere la Pradiaruma. Ah, Yoshizune, certo. Fatti sottotato. Quella è Yoshizune, la macchina dell'hangar? Non sembra decisamente un avversario facile. Ma chi lo pilota? Non lo sai, quel bastardo di Dixenberg ha finto di essere un tractor per uccidere gli umani. Perché lo segui? Yamato Ichidaji, questo non ha nulla a che fare con te. Quella voce non può essere.
Kojiro, non è da te, perché gli permetti di usarti come pedina? Per me conta solo la mia abilità in combattimento. Devo combattere per cercare di calmare i pensieri che pulsano nella mia testa. Di che stai parlando? Yamato, forse tu puoi aiutarmi a controllare le mie tentazioni. Io... Ora dentro di me c'è anche la personalità di mio fratello che a volte finisce per possedermi. Kojiro, tu... Non ti avvicinare! Principessa Arshem, sono qui per salvarla. Veloa, cosa ci fai qui? Mio fratello ha rischiato la vita per lei, e ora Veloa Kidez la proteggerà. Sarzant, era tuo fratello? Sarà il suo cavaliere a posto di mio fratello. Grazie, Veloa. Dobbiamo portarla via immediatamente. Veloa, che stai facendo? La principessa Arshem è sotto la mia protezione. Oh, cosa c'è ora? Cerchi di portare avanti la missione di tuo fratello? Passando del tempo accanto alla principessa ho capito le scelte di mio fratello. Il vascello di Arshem. Stai dicendo che è vero? Se vuoi proprio essere cavaliere di Arshem dovrei farle da scudo con le tue stesse mani. Eccolo, Elzaid. È proprio lui. Oh, si riprende? Kojiro, ormai dovresti saperlo, non dovresti prendere parte a questa stupida lotta. Combatto perché voglio farlo. Non riesco a trattenere i miei impulsi. Dove vai? Vieni qua, sto qui, eh. Tocca schivare, ragazzi, tocca imparare come schivare ora, sì. いつだいじやまと。そこにいるのはもう一つの人格か。なんだこれは。兄ちゃんが行かないなら俺も残る。いいかこじょ。俺はお前やみんなを救うためにここにいるんだ。お前はその思いを無駄にするのか。 兄ちゃん。兄ちゃん。兄のようになりたいか。強く気高い兄のように。ならば兄に認めてもらえるよう最強の戦士になれ。敵を一人残らず抹殺してな。お前の敵はこの世界全てだ。 小次郎の中に一体何がいる？ Qui Yamato, Takumi, mi senti? Che succede, Yamato? Kojiro è pilota di Yoshizune, puoi guardare dentro di lui per me? Bene ragazzi. Buono, molto buono.
Non è possibile! Che cosa hai scoperto? È un tipo tosto. Yoshizune è una macchina potente, ma Kojiro è un pilota incredibile. Yamato! Sì? Abbiamo qualcosa su Kojiro? Ok, ci penso io. Kojiro Toyama è stato sottoposto a una riprogrammazione mentale per essere trasformato in un pilota. Che cosa? Guarda qui. Non ci credo. Me l'ha mandato un collega del personale della base. Come ti senti? Mi sento normale, ma... il soggetto numero 9 rifiuta la personalità da soldato. È un evento raro. Cosa state facendo? Ah, basta! Anche sotto coercizione non c'è alcuna reazione. Da chi è composta la sua famiglia? Kojiro Toyama, padre, madre e un fratello maggiore. Sto trasmettendo i suoi dati. Sono stati uccisi nell'attacco Retractor? Kojiro, ricordi la tua famiglia? Sì. Oh, tuo fratello faceva parte della squadra di salvataggio, ma è morto invano. Ehi. Comandante, o chiunque tu sia, non metterti contro di me. Sta alla larga. Questa è la personalità impiantata. Per caso nascondi un'altra personalità lì dentro? È santuario. Laggiù impiantavano tecniche di combattimento per creare dei soldati spietati. A X l'attrezzatura per la riprogrammazione mentale è stata utilizzata per aiutare le persone, ma... quel Dixenberg è marcio fino al midollo! Kojiro Toyama è tuttavia un caso molto particolare. È come se la sua personalità originale e quella impiantata convivessero nello stesso corpo. In casi normali la crudeltà della personalità da soldato sarebbe stata soppressa dai suoi ricordi, ma in questo caso un'altra personalità agisce come ospite senza che nulla le si opponga. Questo però risolve il nostro mistero. Lui è convinto che suo fratello sia dentro di lui. Ma si sbaglia, non è suo fratello maggiore quello che ha dentro. È un demone, nato dall'oscurità del suo cuore. Kojiro, ti salverò! Polverizzerò fino all'ultimo di voi! Combatti, continua a combattere, Yamato e Chidaiji! Yo, che sta facendo Yamato? Hai detto che l'avresti salvato, ma non cambierà nulla se continuiamo a combattere. Maledizione, che alternative abbiamo? Corri, Margaret! Questa è la tua occasione! Non ricordo di averti permesso di rivolgerti a me in questo modo. Ehi! Trovatela! Detta
仲間を信じてみようぜ。 戦闘空域を迂回して肉腫をまで運んでくれる。少し狭いが我慢してくれ。ああ、何ら問題ないぜ。 Lacerazione del subspazio con il cannone di estinzione dimensionale. Passaggio alla sequenza di fuoco finale. Draktor, non provo altro che gratitudine verso di voi. Avete dato un contributo decisivo alla creazione della nostra utopia. È appena comparsa una frattura nel subspazio attorno da me, Nomurakumo. Il cannone di estinzione dimensionale esploderà da un momento all'altro. Portate la Ixion vicino ad Ameno Murakumo. Sparate con il gigacannone nella bocca di fuoco a distanza ravvicinata. Sei impazzito? Non possiamo lanciarci contro Ameno Murakumo. È l'unica possibilità che abbiamo di impedire al cannone di sparare. Allora, ora va o la spacca. Iniziate a caricare il gigacannone. Accendete i motori cosmici nello stesso istante. Puntate su Ameno Murakumo. L'unità Cyber ha sganciato qualcosa e... Bomba Hapt rilevata, si mette male! Danno di livello 7 allo scudo e alla corazzata dell'ala sinistra. Massima propulsione inversa dei motori secondari, arresto rapido! Caricatore tachionico danneggiato, sequenza gigacannone annullata. Ah, bloccati dalle mine spaziali. Pessima notizia, i cannoni di Ameno Murakumo! No, sono puntati su di noi! La Ixion è bloccata, non riusciremo a spostarci in tempo! Molto poco gentile da parte loro. Mi sa che dobbiamo prima liberarci di queste pesti. Bloccare il puntamento dei cannoni di estinzione dimensionale sulla nave di Ryusei Haruma! Un altro passo avanti verso l'unificazione del mondo. Fuoco. Ricaricare il gigacannone! Non va per niente bene, la sequenza di ricarica richiede troppo tempo. Manovre evasive, velocità massima! Non possiamo, abbiamo forse 6 bene nemiche in avvicinamento da dietro. E i rogue alleati non saranno in grado di aiutarci in questa situazione. Non abbiamo più tempo. Quindi non c'è nulla che possiamo fare? È tutto finito. Junbi kanryo de gozaimasu. そうか。お前たちは船から退去せよ。このデミル、最後までお供いたしますぞ。旅は道連れと申します。この竹熊もご一緒させていただきます。結局、お前に与えてやれたのはわずかな時間であったな。いえいえ。 短くとも生きていることを実感できた。人生最後の楽しい旅でありました。デミルよ。最後までよくぞ仕えてくれたな。多くのものを殺戮し、娘まで手にかけようとした、この狂気の女王に。
今シドルがテラーシュを人だと認めれば、シドルの正義は秩序は崩壊するのだ。お前を許してはおけぬ。シドルのために手を黒く染めた私にはもはや迷いなどない。 娘であろうと、シドルのためならば犠牲にする。それが私が奪った多くの命への、せめてもの報いなのだ。シドルがエルゼドに滅ぼされたあの日より、 我らシドルの民は常に狂気の中にありました。だがアーシェムは狂気に染まらなかった。奴ならシドルを、はいや宇宙を変えるかもしれぬな。はい、アーシェム様なら必ずや。デミル、懐かしいな、 シドルでのことが。アーシェム様やグリファーズ、サザント、城の者たち、皆が生き生きと過ごしたシドルが実に懐かしゅうございます。あの日あの時、目を閉じる。 全ては生き延びるためにございます。ああ、このような宇宙の果てまで来て生き延びようとした、この手を血に染めてまで手に入れようとしたものを守り抜いてみせようぞ。 接近に気づけなかったのだ。
我々でも検知できない強力な光学迷彩とレーダー撹乱を行っていたのでしょうか。次元滅キャノンの出力低下、最終点には40分を要します。計算違いをしたのか。お前は地球の王になると言った。だから手を貸している。分かっている。私の計算はまだ何も狂ってはおらぬ。アーシャ、お前に全てを託すぞ、私の愛しい娘。継ぐ者がいたな。